silenzio, doverosissimo, a ricordo delle vittime degli attentati in Belgio, ma anche di tutti gli altri attentati e di tutte le altre vittime. Ricordiamo anche le vittime della sciagura stradale in Spagna, queste giovani vittime. Affidiamo tutti alla misericordia del Signore, ma affidiamo anche i cuori dei vivi, perché possano essere attori di riconciliazione, di pace e di concordia tra i popoli e tra le religioni. Lasciamo qualche attimo di silenzio proprio come preghiera di cordoglio e con sentimenti di solidarietà. Buonasera a voi tutti e molte grazie per il sacrificio che avete fatto così numerosi in un giorno feriale, anche se parte della settimana autentica, che però domani mattina vi vedrà al lavoro e all'impegno. Per me è una grande consolazione ed è fonte di letizia e di gioia vedere che queste assemblee ecclesiali di apertura della visita pastorale sono così vissute e frequentate, soprattutto, e di questo dico grazie al decano e a tutti quanti lo hanno collaborato, le famose pietre vive erano il punto finale dell'accurata preparazione di questo gesto. Don Maurizio mi ha fatto avere tutta una serie di materiali che spero mi aiutino ad essere abbastanza incisivo e efficace nel tentativo di dialogo che faremo tra di noi. Voglio dire tre cose rapidamente prima di aprire la conversazione, tentando di riservare alla conversazione un'ora, che dopo l'introduzione mi sembra un tempo abbastanza adeguato. La prima è potrebbe essere la risposta a questa domanda: cosa stiamo facendo? Perché avete lasciato così numerose le vostre case per venire qui a incontrare il Vescovo? Certo, la visita pastorale, e cioè quel momento che il nostro grande San Carlo, in riferimento al Concilio di Trento, ha inaugurato per tutta la Chiesa universale, in cui il Vescovo cerca un faccia a faccia con i suoi fedeli, minimo finché volete, però certamente superiore a qualunque altro tipo di relazione, di collegamento attraverso i mezzi virtuali. E questo avviene normalmente durante le visite alle parrocchie, eccetera, ma la visita pastorale lo rende organico. E abbiamo voluto che questa visita pastorale fosse feriale, così l'abbiamo definita quando l'abbiamo pensata nel Consiglio Episcopale e poi quando abbiamo cercato di individuarne la forma. Essa è fatta di tre momenti: un momento di apertura con la vostra preparazione e questo dialogo con l'arcivescovo. Ovviamente voi sarete comprensivi se io mi prenderò la maggior parte del tempo di quest'ora, ecco, però e questo rappresenta già un segno della ferialità. Vorremmo che questo fosse un gesto che si iscrive nella vostra vita normale, quindi che non dà origine a una visita pastorale straordinaria che implica, come normalmente avviene, una modificazione della vita normale. Ecco, questo il primo momento è l'apertura, la vostra preparazione, un incontro con l'arcivescovo che poi che è posto all'inizio, a differenza di ciò che avviene abitualmente. Solitamente l'arcivescovo
conclude, il vescovo conclude la visita pastorale, abbiamo voluto rovesciare la cosa proprio per coinvolgere sempre di più ognuno di voi. Poi seguirà un secondo momento sotto la cura del vicario episcopale, del decano, dei sacerdoti, di tutti voi, in cui si cercherà un contatto capillare con ogni realtà, ma un contatto capillare che metta a tema un bisogno speciale di quella parrocchia, di quella comunità pastorale, di quella realtà, che so io. Vogliamo discutere dell'importanza di come deve cambiare, se deve cambiare, l'oratorio. Vogliamo vedere come affrontare il problema della famiglia oggi. Vogliamo cercare di, come ci ha detto Don Maurizio, di riprendere sia le luci che le ombre. Per esempio, come incide nella mia parrocchia il rischio di un'autoreferenzialità, come possiamo... Cioè, la seconda fase è un gesto liturgico e l'affronto di un problema specifico, molto capillare. La terza fase è quella che sarà sotto la cura del vicario generale, in cui voi dovrete, realtà per realtà e ultimamente in maniera decanale, individuare il passo da compiere, cioè come alla fine della visita pastorale, che sarà nel maggio dell'anno prossimo, come le vostre singole realtà, le comunità, le parrocchie, le comunità pastorali, le associazioni, i gruppi, i movimenti, il decanato, come deve guardare al futuro, quale passo deve fare. Questo deve nascere da voi, deve nascere dal basso, non è. Ecco, quindi, allora, questa assemblea, dicevo prima, che cos'è? Non è una riunione. I cristiani non fanno riunioni. Noi non siamo un partito, non siamo un'istituzione che deve guadagnare dei simpatizzanti, no, no. Noi siamo Chiesa. E allora il modello del nostro incontrarci è l'assemblea ecclesiale per eccellenza, che è l'Eucaristia Domenicale. L'Eucaristia Domenicale si snoda su tre momenti. Il primo, la confessione del proprio peccato, del proprio limite. Il secondo, l'ascolto della parola di Dio. Il terzo, il lasciarsi incorporare in maniera vitale all'amore con cui Gesù, ed è proprio questa la settimana in cui noi facciamo memoria sostanziale di questo evento, in cui Gesù patisce, muore e risorge per noi. Allora, le nostre assemblee, tutte, di qualunque argomento si deve parlare, devono riprodurre questo dinamismo. Perché se noi teniamo un atteggiamento di confessione, se siamo qui con un atteggiamento di confessione, che abbiamo fatto una frazione di secondi per commemorare le vittime delle tragedie terroristiche che incombono ormai sull'Europa, i giovani che sono morti in maniera così tragica, e questo deve mettere in moto, come Don Maurizio ha detto, una domanda di cambiamento, di conversione, e questa può partire solo dalla ferita, dal dolore per il mio peccato, lo dico per me, per il mio peccato, e si dialoga poi, si lavora in una maniera diversa se si parte così. Analogamente, come ci dice quel bellissimo passaggio del Concilio, quando la domenica si legge la parola di Dio, dice il Concilio, è Gesù che ti parla. Ecco, noi abbiamo questa coscienza. Un'assemblea ecclesiale deve avere un ascolto, io lo chiamo un ascolto di fecondazione, dobbiamo lasciarci fecondare dall'altro analogamente, in misura simile a quando la domenica ci lasciamo fecondare da Gesù che si rivolge a noi. E poi dobbiamo, nella misura della coscienza che deve però sempre crescere e convertirsi, riconoscere nell'amore totale, nell'offerta totale che Gesù
l'innocente assoluto, colui che poteva non morire, colui che non ha conosciuto, non ha commesso il peccato, si prende sulle spalle tutto il nostro peccato per riconciliarci con il Padre, per mostrare l'abbraccio di misericordia del Padre che domanda il cambiamento, la conversione, la verità. Quindi dobbiamo essere qui a questo incontro e dobbiamo vivere tutti gli incontri secondo questo stile eucaristico. Sarebbero minori i litigi, sarebbero minori le autoreferenzialità, sarebbe minore il desiderio di autoaffermazione. E infine, la terza notazione, come ha già detto Don Maurizio, la visita pastorale ha uno scopo preciso, ha una meta, e l'uomo cammina bene quando sa dove andare. E la meta è quella che abbiamo appunto individuato nella ultima lettera pastorale, educarsi al pensiero di Cristo. Da dove nasce? Da dove è nata quest'idea e come l'abbiamo elaborata all'interno del Consiglio Episcopale, dell'Assemblea dei Decani, del Consiglio Pastorale, del Consiglio Presbiterale? L'abbiamo elaborata partendo da un'osservazione che era molto efficacemente proposta dal Beato Paolo VI fin da quando era giovane. Già nel 1934 lui ha scritto che la cultura, allora parlava di cultura italiana, ha già dimenticato Gesù. E questo processo è continuato e ha preso dentro un numero sempre più largo di battezzati. Pensate che nella nostra diocesi sono quasi 5 milioni di battezzati. Ma quanti hanno perso la strada di casa? Perché si è creata una frattura tra la fede e la vita. E anche noi, che partecipiamo regolarmente all'Eucaristia domenicale, rischiamo spesso, quando usciamo di chiesa, di ragionare come ragionano i giornali, la televisione, tutto diventa opinabile e poi magari litighiamo sulla differenza di opinioni. Insomma, c'è questa frattura tra la fede e la vita che viene dal fatto che non viviamo, la parola l'ha utilizzata molto efficacemente Don Maurizio, non viviamo un'appartenenza forte alla comunità entro la quale la libertà di ciascuno di noi si gioca fino in fondo e si gioca perché, avendo incontrato il Signore, ha incontrato la grande risorsa per la sua vita, la risposta al desiderio di pienezza, di felicità e di compimento. Ci manca il modo, la mentalità di Gesù, ci mancano i sentimenti di Gesù, per usare due espressioni di San Paolo. Allora vorremmo che la visita pastorale ci educasse un po' a questo, e la lettera pastorale, appunto, educarsi a pensare come Cristo, a sentire come Cristo nel quotidiano, perché Gesù è venuto per essere via, verità e vita. E Sant'Agostino commenta: Gesù è la via alla verità e alla vita. Ecco, questi sono i tre elementi: una assemblea ecclesiale, le tre tappe della visita pastorale e lo scopo della visita pastorale. Acquisire un po' di più, con umiltà e con semplicità, il modo di guardare la realtà quotidiana, il concreto degli affetti, del lavoro, del riposo, del dolore fisico, del male morale, dell'educazione dei nostri figlioli, dell'edificazione della giustizia, affrontare tutte queste cose secondo questo sguardo che più che mai in questo triduo pasquale Gesù ci insegna. Buonasera Arcivescovo, sono Amalia e partecipo ai lavori della Commissione Sociopolitica del Decanato. Il suo invito di qualche anno fa, il campo e il mondo, e la richiesta pressante di oggi di Papa Francesco ad uscire, richiedono comunità capaci di mettersi in ascolto, di dialogare e di confrontarsi anche con i non cristiani. Com'è possibile fare delle nostre comunità luoghi di formazione al dialogo,
perché si possa crescere meno moralisti, meno giudicanti, ma più misericordiosi e capaci di condivisione e di cammino insieme agli altri. Grazie. Io sono Andrea, del Consiglio Pastorale di Senago. Il decanato di Bollate è caratterizzato da una comunità cristiana, da comunità cristiane vive. Tuttavia non riescono a coinvolgere nei percorsi di fede la maggior parte degli abitanti. Con quali segni e gesti possiamo essere chiesa in uscita per portare il Vangelo nel cammino del mondo? Grazie. Le due domande di Amalia e di Andrea specificano ulteriormente il punto di partenza della sintesi dei vostri lavori che Don Maurizio ha presentato poco fa. Cioè, entrano in quella questione di passare da un cristianesimo convenzionale a un cristianesimo di convinzione, o per usare l'altra copia utilizzata appunto da Don Maurizio, entrano nella questione di questa fase di passaggio in cui la nostra Chiesa ambrosiana è immersa, un passaggio dalla tradizione che deve restare radicata nella tradizione con la T maiuscola e magari liberarsi, senza annullare nulla, ma facendole evolvere, da tante tradizioni con la T minuscola, che possono essere come una polvere che offusca un po' la brillantezza dei colori della comunità, deve affrontare questa mentalità postmoderna, questo cambiamento radicale che è in atto anche nella nostra Italia, anche soprattutto in Europa, ma in tutto il mondo. È un cambiamento radicale e duro e doloroso, faticoso, non soltanto per le dimensioni tragiche che è andato assumendo, ma proprio perché, come dice il Santo Padre, il cambiamento di epoca che stiamo vivendo, perché non è tanto la nostra un'epoca di cambiamenti, è un cambiamento di epoca legato alla novità di tanti fattori. L'uomo ha messo le mani sul suo patrimonio genetico, le neuroscienze stanno aprendoci a una comprensione diversa del nostro cervello, con tutte le conseguenze legate alla concezione di mente, di anima. E poi c'è il fenomeno del mescolamento delle culture, avete detto Baranzate, ma tutta la nostra diocesi è molto segnata da questo dato. C'è la questione della civiltà delle reti, che ci mette in immediato contatto con tutto il mondo. C'è la questione della complessità e del cambiamento della cultura del lavoro, della complessità del rapporto tra finanza e produzione. C'è la questione dell'evoluzione e che talora è confusione ed errore a proposito di tutti i temi affettivi. Non c'è disponibilità a imparare ad amare, come se per il fatto che tutti noi abbiamo una qualche esperienza dell'amore fin da bambini non fosse necessario, penso soprattutto ai giovani, un'educazione al bell'amore, come lo chiama la scrittura. Ecco, questi fenomeni si sono tutti concentrati. E allora io dico sempre, l'uomo postmoderno, per usare un'espressione che va di moda, cioè ognuno di noi, è un po' come un pugile che ha preso un pugno forte sul ring, che va giù al tappeto, riesce a tirarsi su prima del 9, però si tira su ma continua a ballare sulle sue gambe, non poggia in maniera solida sul terreno. Ecco, questo
diciamo, è il quadro entro cui le domande di Amalia e di Andrea si situano. Voglio fare una premessa. Io, lo vedete bene, non sono un mago, quindi non ho a disposizione né bacchette magiche, né ricette da fornirvi a buon mercato, né istruzioni per l'uso. Io sono, come dice Sant'Agostino, sì, sono il vescovo per voi, ma sono anzitutto un cristiano con voi, quindi cerco, come voi fate, e come tutti cerchiamo di fare, la nostra forza è il noi, è l'insieme, è la comunità di appartenenza. Cerco di vivere questa realtà e con l'aiuto di tutti ho certo una grande fortuna che potendo ascoltare, per esempio questa è la 33esima assemblea decanale che ho fatto, io imparo tantissimo, insomma, segno sempre, prendo sempre appunti, segno con una stelletta una cosa che mi ha colpito, così poi ho già anche quel che devo dire, ce l'ho preparato, devo solo organizzarlo, prendo tutto da voi e non è che ci metto tanto del mio, anche perché tempo per leggere non ce n'è più, proprio nel senso letterale, proprio non esiste. Ecco, quindi premessa questa qui, quindi io vi offro degli spunti e poi sta a voi ritornare col lavoro su questi. Dico subito un'altra cosa, siccome tutti dicono che io sono difficile, ecco, voglio precisare subito una cosa. C'è un modo molto semplice per superare questo difetto, se io ce l'ho. Dicono che un po' sono cambiato, speriamo che sia vero. Ecco, e bisogna attaccarsi allo spunto che ti colpisce di più. Adesso noi abbiamo un'oretta di dialogo, ti colpisce una frase che un intervento detto, ti colpisce quel che dice l'arcivescovo, attaccati lì, poi il resto verrà. Quindi non bisogna avere la preoccupazione di capire ogni parola e ogni frase. Questo. Allora, è molto lineare finora. Ah, grazie, questo è la prima volta che mi succede. Che bravo, grazie. Ecco. Allora, la questione dell'uscita del campo che è il mondo e tocca e sintetizza quella serie di ombre di cui Don Maurizio parlava prima. Cioè, vale a dire, è come se noi, non vivendo, non in senso assoluto, ma vivendo in maniera troppo frammentaria e troppo discontinua il quotidiano della nostra vita, secondo il pensiero di Gesù, secondo i sentimenti di Gesù, fossimo noi per primi a staccarci dalla incarnazione. Noi siamo figli di un Dio che si è giocato con la storia, che è diventato uno come noi, che è venuto al mondo da una donna esattamente come noi, che ha lavorato per tanto tempo, che ha fatto tutta l'esperienza umana tranne che il peccato, ha pianto, ha sofferto, ha gioito, ha fatto festa, ha guarito, ha ascoltato, ha parlato con parresia, ha cercato di scuotere i suoi correligionari appunto dal rischio della sclerosi, dell'abitudine, della ripetizione. Ha fatto tutto questo. Quindi il primo passo per rispondere alle due domande è che noi, il primo passo tocca a noi, ma nel noi c'è la libertà preziosa e singolare, particolare di ciascuno. Quest'anno è ricorso il 60° di Don Gnocchi, che è un grandissimo santo, per ora tecnicamente solo beato, ma è un grandissimo santo. Vi esorto a leggere qualcosa di lui, soprattutto
uno scritto straordinario intitolato Il dolore innocente, in cui lui cerca di dire come ha imparato, prima dai suoi mutilatini, poi dai poliomelitici, ha imparato che senso può avere questa cosa che a noi sembra inaccettabile del dolore innocente, ma pensiamo anche ai morti di questa mattina a Bruxelles, gente che si trovava lì in un gesto normale, che salta per aria, probabilmente se è come Parigi, ad opera di giovani nati già qui da noi, che sono andati a scuola da noi, che lavorano da noi e che non hanno mai incontrato in Europa una ragione adeguata per vivere e hanno dovuto scegliere come ideale impazzito il buttar via la propria vita per ammazzare altri. Cioè, sembra un male ingiustificabile una cosa così. Cioè, sembra una cosa che... eppure è una provocazione di Dio alla nostra vita. Allora, il primo passo è entrare nel quotidiano. E Dognocchi ha scritto nel suo bellissimo libro Cristo con gli Alpini questa affermazione: ho sempre cercato le vestigia, cioè i segni di Cristo sulla terra. E questo tendenzialmente lo facciamo anche noi. Ma lui aggiunge: con avida, insistente speranza. Avida, insistente speranza. E mi era parso veder balenare lo sguardo di Gesù negli occhi casti e ridenti dei bimbi, nel pallido e stanco sorriso dei vecchi, nel crepuscolo fatale dei morenti, le fasi dell'esistenza. Allora, io credo che il primo modo per uscire è che io viva così, che quel che devo fare stasera andando a casa o domani mattina prima di cominciare il lavoro sia dentro la bellezza e il valore che la mia fede dà a quel gesto lì, preparare la colazione oppure aiutare il mio ragazzo a prepararsi per andare a scuola in orario, oppure accogliere la sera mio marito stanco dopo che magari ho fatto anch'io una giornata di lavoro, oltre ad avere tutti i problemi domestici, affrontare il papà e la mamma che stanno andando verso il termine della loro vita terrena, aiutarli, accudirli, addolorarmi per l'amico la cui famiglia va in grave difficoltà, fagli se posso compagnia. Insomma, questa è l'uscita, è la mia uscita nel quotidiano, è la tua uscita nel tuo quotidiano, questa è la strada. Siccome questo non è qualche cosa che viene da me, siccome è il dono che Cristo mi fa, allora devo cercare per maturare, per crescere in questo, perché la mia giornata sia secondo il pensiero di Gesù, come ci raccomanda Massimo il confessore, penso come Cristo, se penso secondo Lui e se penso Lui attraverso tutte le cose, allora noi, come abbiamo detto nella prima lettera pastorale, parlando dei quattro fondamentali, dobbiamo accettare il dato che Gesù resta contemporaneo a noi attraverso la Chiesa, attraverso la comunità. L'Eucaristia, ripetuta tutte le settimane, perché siamo creature, abbiamo bisogno di ripetere per imparare, per entrare, diventa come la via, la strada alla comunità cristiana, alla comunità parrocchiale, alla comunità della guida pastorale, del decanato, delle associazioni, dei gruppi, dei movimenti, attraverso la quale io sono aiutato dal noi a vivere il quotidiano
secondo Cristo. Dopo i bisogni dell'uomo, Gesù partiva sempre dai bisogni. Pensate al dialogo con la Samaritana, pensate al bisogno della donna peccatrice che rischiava di essere liquidata dai suoi correligionari, pensate alla vedova di Nain, pensate, cioè i bisogni poi si impongono. Allora poi possono essere, oggi ho incontrato la redazione e i venditori di scarpe tennis, i venditori sono degli homeless, degli uomini di strada, no? La rivista è molto bella, ha preso grande peso e benissimo. Da dove è nata? È nata dall'intelligenza piena di carità di taluni nostri che hanno visto in questa forma espressiva la modalità di andare incontro a degli ultimi, a frutti della cultura dello scarto. Ma partendo dagli ultimi, come ci richiama continuamente il Papa, l'uscita è verso tutti gli uomini, percorrere tutte le vie dell'umano, cioè tutto l'uomo e tutti gli uomini. Questo è impossibile senza la vita di comunità. Ecco, però, questo per rispondere anche alla domanda di Andrea, però, attenzione, l'esperienza cristiana vive di due poli come la calamita, cioè se uno dei due viene meno si blocca tutto, cioè non funziona più. Quindi il polo è libertà personale e comunità. Se io non mi gioco, se tu non ti giochi, non succede nulla. Ma tu per giocarti hai bisogno del noi, perché Gesù ha voluto questo, diede loro questo comando dopo l'istituzione dell'Eucaristia. Non dice il Vangelo, diede loro questo consiglio, diede loro questo suggerimento. Comando lo chiama, fate questo, cioè realizzate l'Eucaristia culmine e sorgente della vita della comunità e della Chiesa in memoria di me, come la modalità attraverso la quale io, per la potenza dello Spirito che è sopra di noi, tra noi, in noi, in questo momento, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. E quando due o tre di voi si riuniranno tra loro, io sarò in mezzo a loro, a voi. Allora, insieme questi due poli, insieme. L'io, una comunità che non fa fiorire la libertà, non è una comunità autentica. Una libertà che non vive un'appartenenza alla comunità diventa asfittica, diventa tendenzialmente narcisistica. Ecco, dopo le modalità concrete di questa apertura, se noi chiediamo la grazia della conversione e invochiamo come grande aiuto l'abbraccio misericordioso di Dio tutte le mattine, anche solo con il segno della croce, le modalità ce le presenta la provvidenza attraverso le circostanze, attraverso la realtà e attraverso i rapporti. Se noi le viviamo, le accettiamo all'interno di una libertà che si lascia reggere, sorreggere e se è necessario correggere dalla comunità. Questo è il punto. Ora, la difficoltà messa in evidenza da Amalia e da Andrea è proprio legato al fatto che questi due elementi costitutivi e che ancora sono evidenti, basta guardarvi da qui, per quanto queste lampade non è che te lo permettono molto, per così qualche faccia in più la vedo, ecco, no, è importante vedere le facce per parlare, altrimenti, ecco, ma queste sono le esigenze della postmodernità. Se vuoi la televisione devi tenerti negli occhi queste cose. Ecco, dicevo che c'è tra noi questo, ma è come pieno di impaccio. Lui ha usato delle espressioni molto belle che adesso non vado a recuperare, se no brucio troppo tempo, insomma. Però potete rileggere questo testo che è molto sintetico e prezioso.
Allora, se noi facciamo così, l'abbraccio di misericordia di cui Amalia parlava, un atteggiamento dialogante, una comunità che inventi segni e gesti per portare il Vangelo nel campo del mondo, viene fuori con naturalezza. Insomma, l'uscita non è un'invenzione di strategie fatte a tavolino. Perché? Perché non esistono in senso proprio i lontani. Conoscete voi un uomo o una donna di qualunque età che non abbia a che fare tutti i giorni col problema degli affetti, col problema del lavoro, col problema del riposo? Allora, tu vivili nella prospettiva che Gesù ti ha donato, vivili così e aiutiamoci in tutto il nostro modo di ritrovarci, di proporre iniziative, di dare servizi, aiutiamoci a viverlo così. Lo comunicheremo di fatto, perché l'uomo e la donna comunicano sempre quel che sono, non è che... Quindi dobbiamo toglierci dalla testa, ecco, lui ha usato prima la parola lamento, la parola tristezza, dobbiamo uscire da questo equivoco. Non c'è nessuno di lontano, perché Gesù è venuto per essere via alla verità e alla vita. Gli interessava la vita. Lui, pensiamo come sono nate, a come è nato il rapporto con i primi. Li chiama, poi incomincia a passare del tempo con loro, e dopo, man mano che le cose vanno avanti, che la pressione dei capi gli si fa contraria, va dall'altra parte del lago, incominciano probabilmente a vivere insieme per 6 mesi e poi in un bel momento, come dice il Vangelo di Luca, indurì la sua faccia e andò a Gerusalemme sapendo che andava a dare la propria vita in quel modo tragico per tutti noi. Quindi superiamo questa falsa idea dei lontani e con molta semplicità cominciamo a vivere, continuiamo a vivere tra di noi secondo questa semplicità e secondo questa autenticità, secondo questa verità. Allora i segni saranno i segni oggettivi, che i fondamentali della vita cristiana, cioè la celebrazione liturgica illuminata dalla parola di Dio, l'educazione al gratuito, all'amore, l'educazione al pensiero di Cristo, che troveranno nelle varie situazioni, basta pensare alla variegata realtà della nostra diocesi, ci sono sensibilità, proposte bellissime, ma molto, molto legate alla storia, alla tradizione, alle persone che le hanno fatte, no? Si parlava prima, venendo qui, con Don Maurizio, di Don Fusetti, del peso che ha avuto, di cosa ha lasciato nella vostra realtà. Cioè, ecco, la creatività viene da una fede assunta dalla mia persona, dalla mia libertà, come dice Don Gnocchi, le vestigia del Signore dappertutto, e da una passione per l'insieme. E allora, voi avete fatto il consultorio familiare, ci sono una serie di realtà associative, che ognuna delle quali è caratterizzata da un certo stile, da un certo carisma, c'è tutto il lavoro che si fa con i bambini per introdurli alla vita cristiana, ci sono le indicazioni che l'arcivescovo e i suoi collaboratori forniscono, cioè son queste le cose da vivere. E poi riformulare quelle che magari sono un po' incrostate, mi spiego, e domandarsi come si possono portare a verità, mi spiego. Ci sono delle cose che funzionavano bene fino a 30 anni fa, altre che, pensiamo a tutta la questione dell'oratorio, che è un dono straordinario della nostra realtà diocesana. Evidentemente non può più essere solo il luogo in cui facciamo giocare i bambini, deve essere un punto di incontro, è già la prima realtà missionaria della parrocchia.
un punto di incontro con tutti, anche con le famiglie. Ecco, quindi altrimenti l'alternativa a questo, come detto, è stato il lamento, è il lamento e la depressione. Non so voi, ma chi è che ha voglia di venire in un posto pieno di lamento e di depressione? Insomma, io non ci andrei, penso anche voi, insomma. Quindi diamoci una mossa in questo senso. Grazie. Buonasera Eminenza, sono Cristina. Sì. Faccio parte della commissione missionaria di Canale e sono parrocchiana di questa chiesa di San Martino. Sono qui. E proprio appunto qui in San Martino, dal 4 di ottobre del 2015 ha preso avvio un progetto particolare di animazione pastorale della comunità che ha un sapore missionario. Infatti da questa data Eugenio, Elisabetta e i loro bambini abitano la canonica della chiesa sussidiaria di San Giuseppe e hanno avuto l'incarico dopo alcuni anni di missione e in stretto contatto e collaborazione con un presbitero che è Don Walter Larghi, hanno avuto l'incarico dell'animazione pastorale del quartiere. Le chiediamo Eminenza, secondo lei questa esperienza può configurarsi come una novità feconda che possa esprimere una chiesa più ministeriale e che possa rilanciare la dimensione missionaria della chiesa nelle nostre comunità? Siamo Rosa e Giuseppe, responsabili laici dei canali della pastorale familiare. Come coppia, ma anche come comunità, vorremmo mostrare sempre la bellezza della famiglia alle giovani generazioni. Le chiediamo quali possono essere le iniziative concrete affinché la pastorale giovanile e quella familiare possano interagire e come le coppie adulte possono accogliere ed accompagnare i giovani ed i giovanissimi a vivere con fede il sacramento del matrimonio. Grazie. Come, prego, avanti. Come commissione di pastorale familiare del canale, nel corso del 2015, in occasione del sinodo sulla famiglia proposto da Papa Francesco, abbiamo interpellato, partendo dai lineamenti, diverse persone del nostro decanato sui temi trattati dal sinodo. E li abbiamo raccolti in un piccolo quaderno e di questo ne facciamo dono. Grazie. Ecco, queste due domande sono molto belle, anch'esse come le prime due significative, perché pongono nei fatti la grande questione dei laici, come dei fedeli laici, come soggetto di vita ecclesiale. I fedeli laici non sono clienti della Chiesa, ma sono soggetti a pari titolo, con compiti diversi, dei presbiteri, dei vescovi, del Papa, e quindi dei religiosi, delle religiose. Pensiamo all'importanza della vocazione matrimoniale e alla famiglia che nasce. Ecco, questo è, tutte e due le domande hanno a che fare con questa questione. Parliamo da 50 anni, soprattutto dopo il Concilio, ma anche dopo il grande sinodo sul laicato, del dare peso ai laici, che i laici devono appunto essere soggetto di vita ecclesiale, ma siamo ancora lontani da questo. Non perché non ci siano tanti laici impegnati, se no non sareste qui, mi spiego, ma perché non scatta fino in fondo quel rapporto tra libertà e comunità di cui abbiamo parlato prima. E qui le due domande hanno messo in evidenza due strade che pongono il laico in primo piano e lo rendono soggetto. Parto dalla questione posta da Rosa e da Giuseppe
relativamente alla famiglia e all'educazione, al matrimonio e alla famiglia. Tra qualche giorno, penso, visto che l'ha già firmata, uscirà la Costituzione post-sinodale, l'esortazione post-sinodale di Papa Francesco, che chiude il sinodo sulla famiglia. Ha avuto due momenti, il momento di sinodo straordinario l'anno scorso, no, due anni fa, e il momento di sinodo ordinario lo scorso ottobre. Ma il sinodo non è finito fino a quando il Papa non raccoglie tutto l'esito di questo lungo e affascinante cammino e lo offre a tutto il popolo di Dio, quindi a tutti noi e a ciascuno di noi, come un'indicazione sicura e certa di cammino. Ebbene, io sono stato tutte e due, ho partecipato a tutti e due i sinodi, e sapete qual è il tema centrale, l'aspetto più importante che è uscito dai due sinodi, che io sono certo che Santo Padre riprenderà, ma che, di cui ovviamente i mass media non parlano, perché loro sono interessati soltanto agli aspetti che fanno scoop e che fanno vendere qualche copia di giornale in più, mi spiego? Ecco, quindi, e il tema fondamentale è stato questo, la famiglia come soggetto di evangelizzazione. Ma io voglio spiegare questa parola evangelizzazione, perché noi spesso equivochiamo, cioè noi, come succede in tutte le esperienze umane, ci sono dei termini fondamentali che a furia di usarli si logorano. L'evangelizzazione è l'annuncio di Gesù, è la comunicazione di quel che, dei doni che Gesù ha fatto alla mia vita nonostante la mia miseria. E questo, allora, questo è stato di gran lunga il tema fondamentale dei due sinodi, e i rilievi e il lavoro che mi hanno presentato Rosa e Giuseppe a nome di tutti voi va esattamente in questa direzione. È importante l'introduzione della parola bellezza, perché l'uomo, come dire, è colpito, è attratto dalla bellezza. Pensate, in un'Europa che è smarrita come è smarrita sul piano del senso del vivere, pensate l'incremento enorme, le file in tutti i musei d'Europa e del mondo, no? Perché la gente ha bisogno del bello. Dopo lasciamo stare se è portato fino in fondo, perché il bello, come diceva già il grande San Tommaso, altro non è se non lo splendore del vero, è il vero che risplende. Allora bisogna che le nostre famiglie lascino vedere tutta la bellezza dell'amore, che non è messa in discussione dalle prove, dalle fatiche, dalle ferite, se io sono disposto a lasciarmi portare al perdono ad imitazione di Cristo, sulla cui persona mi sono impegnato, ho scelto, ho voluto il dovere della fedeltà al mio sposo e alla mia sposa, no? Quindi questo, la famiglia, chiesa domestica, bellissima definizione patristica, ripresa dal Concilio Vaticano II, ma rimasta ancora sulla carta. Ecco perché io sto insistendo dopo il sinodo, e spero che i vicari episcopali, i decani, i preti, i religiosi, i laici impegnati, soprattutto i laici impegnati nella cosiddetta pastorale familiare, ma sto dicendo che sarebbe importante una forma privilegiata di uscita, e così ci ricolleghiamo alle due domande precedenti, è proprio quello di riunirsi in tre, quattro famiglie in una casa, e senza grandi
cioè, noi tendiamo a rendere tutto straordinario, perché se, se ci troviamo lì in 15 o 16 poi vogliamo fare un banchetto, poi no, per un'ora, un'ora e mezzo, e dialogare semplicemente partendo però dal bisogno personale e concreto di uno o di due che sono lì, mi spiego, e cercando di valutarlo secondo lo sguardo di Gesù e secondo i sentimenti di Gesù. Mi spiego. Io l'ho fatto con una famiglia del Forlanini, con un'altra del Varesotto, e è stato per me molto edificante. Ma allora non abbiamo discusso in generale della categoria dei divorziati risposati, ma c'era lì una signora divorziata, risposata con una figlia, che ha detto le sue fatiche, le sue difficoltà, le sue esperienze, e abbiamo cercato insieme con molta semplicità di valutare agli occhi della fede e col cuore intensamente pieno dell'abbraccio di Cristo l'esperienza che questa donna, con grande libertà, e la sua figliola hanno voluto mettere in comune con... Ecco, è una scoperta dell'acqua calda, ma se diventasse normale, ecco che la Chiesa in uscita si realizzerebbe. Mi spiego, per citare solo un esempio. Dopo, la questione dei giovani è fondamentale, questa è fondamentale. Perché? Perché i giovani sono, a causa di noi adulti, circa le questioni dell'amore e circa il tema della differenza sessuale, sono in grande difficoltà. Allora, qui ecco un altro punto di svolta. Intanto vedete che escono anche delle indicazioni concrete. E quando facciamo l'oratorio estivo, quando andiamo via a fare una settimana di vacanza ben ordinata insieme, eccetera, fin dalla prima media dobbiamo affrontare questi problemi, non riservandoli solo allo psicologo, al pedagogo, eccetera. Benissimo, ci sarà anche il loro momento, ma dobbiamo affrontarli come uomini e donne maturi. Quindi la presenza delle famiglie avanti nella loro esperienza è fondamentale. Quindi, perché? Perché la nascita, la differenza sessuale e la morte sono i tre elementi fondamentali della vita. Ognuno di noi vive di queste tre cose da quando nasce al termine natura, fino al termine naturale della sua vita. Anzi, si può dire tranquillamente da quando è concepito, perché, come gli studi di psicologia del profondo hanno messo in evidenza, c'è un'incidenza forte del tempo di gestazione. Mi spiego. Cioè, il modo con cui il papà e la mamma ti parlano di te, tra di loro, il modo con cui ti accolgono, non ti accolgono, ti aspettano, ti preparano, ha un'incidenza notevolissima sulla vita della mia personalità. E tanti groppi e tanti nodi che molti si trovano dentro, magari dopo 15, 20, 30, 40 anni, possono venire anche da questo, come sappiamo, così come sappiamo dagli ultimi studi che l'epoca che va tra gli 0 e i 7 anni incide per più del 50% sulla personalità di un uomo o di una donna. Cioè, quindi, allora, noi non dobbiamo più, cioè, l'oratorio, o comunque i nostri gruppi, le associazioni, i movimenti, i gruppi familiari, eccetera, devono mettere a tema. Io non so se voi, ma l'avrete senz'altro più di me, perché a me le cose davanti a me, queste cose non le fanno, non le dicono, ma come le ragazzine di prima, di seconda media parlano della sessualità? Come? È qualcosa che non può non interrogarci come persone adulte, ma non nell'ottica del rimprovero, nell'ottica del far vedere la bellezza dell'unità di spirito e di corpo con cui Dio ci ha fatti, il destino di questa bellezza, quindi il valore dell'innamoramento nella sua ambivalenza, cosa è l'amore nel senso pieno del termine, che non può essere soltanto l'innamoramento, ma
che l'innamoramento deve crescere e svilupparsi in una capacità di amare l'altro come altro, in quanto altro, di lasciarlo essere diverso da me, di accoglierlo e così via. Quindi questa questione che è stata posta da Rosa e da Giuseppe è assolutamente fondamentale, ed è fondamentale anche per coloro che partecipano ai nostri corsi prematrimoniali. Bene, anziché piangere sul fatto che sono diminuiti di molto quelli che si sposano, questa deve diventare l'occasione per cui ad ognuna di queste coppie che vengono per prepararsi, che nella stragrande maggioranza già convivono, taluni hanno figli, eccetera, si affianchi per via di amicizia qualche coppia matura, in modo tale che quando nascerà la fatica o il problema, cosa ovvia e normale che può succedere a tutti, abbiano l'insieme, il noi venga fuori, mi capite? Ecco, quindi questa sarebbe è l'occasione per l'esprimersi del soggetto laicale in maniera straordinaria. Quindi educazione all'amore e alla sessualità e all'amore in senso compiuto, preparazione, quindi, che diventa perciò la preparazione remota al matrimonio, poi la preparazione immediata come nascita di una trama di rapporti belli e veri che ti possono appunto reggere, sorreggere e aiutarti a correggere nel momento della fatica, e poi l'impegno assunto quando sei andato di fronte alla comunità e hai scelto, hai voluto il dovere della fedeltà e dell'indissolubilità, non perché hai fatto affidamento sulle le fragili gambe della tua sposa o del tuo sposo, ma perché Cristo, hai voluto che Cristo fosse il fondamento nel suo rapporto con la Chiesa, Cristo sposo nel rapporto con la Chiesa sposa fosse il fondamento della tua fedeltà. Per cui quando nasce il problema, quando viene la difficoltà, quando arriva la ferita, è su quella scelta lì che tu hai fatto che devi giocarti e rivolgerti a Cristo come fondamento. Ecco, dopo c'è la storia di ciascuno che va accompagnata, accolta con cura, i casi delicati, divorziati, risposati, la riammissione al matrimonio, i figli con persone con tendenza omosessuale. La Chiesa accoglie tutti in un abbraccio di misericordia che non è che non evita i problemi, che non può non avere paresia nei confronti di ciò che l'amore è, di ciò che il matrimonio è. Quindi questa è una, secondo me, è una grande strada ed è un'uscita, perché prendete il vostro decanato, che è il terzo della diocesi, se una decina di famiglie per ogni parrocchia o comunità pastorale incominciasse a muoversi così, se tutti i gruppi familiari che ci sono, oltre a ritrovarsi tra di loro, mettessero in moto, come quando si butta il sasso in uno stagno e le onde non finiscono più, un dinamismo di questo genere, altro che uscita. Perché tu a un incontro così puoi invitare la collega che è una mangiapreti, puoi chiedere al tuo vicino di casa che ti ha sempre guardato in cagnesco se intende partecipare con te, puoi invitare il parente che da anni ha perso la strada di casa. Insomma, diventa capillare l'uscita. La stessa, e quindi questa resta una grande strada, perché implica tutto un modo di concepire l'iniziazione cristiana, il tema della comunità educante, tutto il modo di concepire i nostri fenomeni associativi a partire dall'oratorio, la preparazione al matrimonio e la vita, il grande dono, perché il matrimonio fedele e indissolubile è come
mettere un alveo, dare un alveo ad un torrente impetuoso. Lo ordina. La nostra vita senza questo alveo potrebbe rischiare di essere piena di sbandamenti, di fatiche. Così siamo tenuti dentro, come io tocco con mano e ringrazio Dio quando alla fine della messa nelle varie parrocchie c'è sempre due vecchietti che arrivano lì vicino e ti dicono: Eminenza, 50 anni di matrimonio, qualche settimana fa 70 anni di matrimonio. Io dico: ditelo ai giovani, che vedi una felicità che è molto più potente che cambiare 10 volte nella vita. E questo è anche il succo della risposta alla domanda di Cristina. Certamente questo tentativo che qui state facendo a San Giuseppe è molto prezioso. Io penso che soprattutto in certe zone, ma ben presto sarà soprattutto così, in ogni zona della nostra diocesi avremo per forza bisogno di abitare le chiese e i loro spazi, e non potrà più essere nel giro di 7-8 anni il prete. Già adesso sentiamo la difficoltà di questo, perché muoiono circa 55-60 preti all'anno, e quest'anno, che è un anno straordinario, ne avremo 27 di nuovi. Quindi questo è legato alla crisi demografica, legato a tanti fattori. Quindi secondo me è una bellissima forma, infatti quando me l'hanno detta ho subito approvato, è una bellissima forma, e questo stare dentro un quartiere, vicino a una chiesa, e animare nel senso profondo della parola, per esempio garantire il rosario con un po' di preparazione. Al catechismo si può anche garantire l'esposizione del sacramento, fare una preghiera. Quindi io mi auguro che tutto questo possa crescere tra di noi con naturalezza, soprattutto nella zona 2 di Varese, la zona 3 di Lecco. Abbiamo tante canoniche vuote, e un po' le si stanno usando per gli immigrati adesso, però io penso che questa formula rappresenti una novità feconda e sarà un modo di valorizzazione dei laici, il fedele laico come soggetto. Quindi la Chiesa ha bisogno di ciascuno di noi. Tu sei in una condizione per cui devi stare in casa tutto il giorno perché hai i genitori anziani, offrendo quel servizio lì al tuo papà o alla tua mamma, tu fai crescere la comunità, perché cresci tu. Invece se tu sei rimasta vedova, sei ancora in forze, e quando hai riassettato un po' la casa al mattino hai tempo a disposizione, allora vai a trovare la vecchietta che non può più muoversi di casa, dai una mano in parrocchia o nell'associazione X o Y. Insomma, si è soggetti di vita ecclesiale se si affrontano le circostanze che Dio ci dà, a partire dallo sguardo di Gesù e a partire dal cuore di Gesù. Sono Francesco, membro del consiglio pastorale della parrocchia di San Carlo a Novate Milanese. Gli oratori, nati per essere luoghi di educazione e di aggregazione per ragazzi, giovani, famiglie, associazioni sportive e culturali, sembrerebbero aver perso la loro forza. Quali percorsi si possono attivare per diffondere i principi della fede cristiana tra le giovani generazioni, anche alla luce del fatto che nelle nostre parrocchie gran parte delle energie sono profuse per l'iniziazione cristiana e molte meno per la pastorale giovanile? Grazie. Grazie a te, Francesco. Buonasera, Eminenza. Sono Alessio, appartengo alla comunità pastorale Santa Croce e faccio parte del consiglio pastorale.
Il nostro decanato dispone di strumenti mediatici, radio, sale della comunità, bollettini parrocchiali, siti internet, che nonostante viviamo in una società della comunicazione, a nostro parere vedono una frequentazione poco assidua. Come possiamo utilizzarli al meglio? Quali esperienze positive in altri luoghi della diocesi per comunicare messaggi e cultura cristiana? Grazie a te, e anche queste sono due domande molto preziose. Vedete che nel percorso di 6 interventi, siccome sono il frutto di un grande lavoro, abbiamo sfiorato, certo solo sfiorato, ma tantissimi temi, e escono degli spunti su cui poi voi siete chiamati a lavorare nelle altre due fasi della visita pastorale. Parto dall'osservazione finale di Francesco che mi ha colpito. Nelle nostre parrocchie gran parte delle energie sono profuse per l'iniziazione cristiana e molto meno per la pastorale giovanile. Ma questo, Francesco, risponde in parte, diciamo, a un dato di fatto. Il cristiano è un realista, è uno che obbedisce alle circostanze, che asseconda le circostanze. Allora, noi ci troviamo in una situazione, non so quanto potrà durare, ma ci troviamo in una situazione per la quale la stragrande maggioranza delle famiglie a noi non interessa analizzare i motivi, ma interessa il dato di fatto: la stragrande maggioranza delle famiglie manda ancora i figli all'iniziazione cristiana. Adesso sta leggermente decrescendo la partecipazione alla cresima, ma per il resto, dal battesimo alla cresima, la situazione di proposta, di risposta è ancora massiccia. Allora, anche in realtà meticciate, certo. E ora, il problema che Francesco pone si risolve se noi nella fase dell'iniziazione educhiamo ai due poli di cui abbiamo parlato, al valore della libertà che vive in comunione, e rispettando l'età, man mano che i ragazzi crescono, li accompagniamo nell'affrontare il desiderio di compimento, di felicità, di bellezza, di vita piena che hanno dentro, vivendo un rapporto autentico con il Signore, un rapporto sereno con i genitori, aiutandoli ad affrontare le fatiche, i conflitti, eccetera. Ecco perché abbiamo parlato della comunità educante, e cioè del fatto che la difficoltà della fase dell'iniziazione cristiana è dovuta alla frammentazione della nostra società, che frammenta il soggetto, per cui un ragazzino deve passare attraverso una serie di compartimenti stagni tutti i giorni, cioè vale a dire la famiglia, la scuola, lo sport, lo strumento musicale, il catechismo, come se fossero cose che lui deve attraversare con fatica e non c'entrano l'una con l'altra o c'entrano molto poco. Allora noi abbiamo detto: bisogna che le persone che già hanno a che fare con i ragazzi, che so io, la mamma, il papà, i fratelli, l'allenatore del calcio, la maestra, la professoressa, l'animatore dell'oratorio, il catechista, eccetera, stringano un'alleanza, diventino una comunità educante, non facendo una struttura in più, ma tenendosi d'occhio e scambiando sulla crescita del ragazzo, in modo tale, e l'oratorio può, o l'associazionismo,
che deve vivere un nesso coloratorio. Mi ha colpito molto l'osservazione che faceva Don Maurizio sul fatto che la grande ricchezza associativa, che sono volani, che però tante volte non vivono una pluriformità nell'unità, ma dicevi c'è un po' il rischio appunto dell'autoreferenzialità. Allora ci vuole un'alleanza educativa tra i soggetti che hanno già a che fare con quei ragazzi lì. Ognuno per la sua parte. È chiaro che il catechista, fino a quando si arriva alla cresima, avrà un'importanza specifica, capitale, perché il suo compito all'interno della crescita del ragazzo è quello di fornire a lui un'esperienza, la proposta di Cristo secondo tutta la forza della verità cattolica. È chiaro. Ma anche l'allenatore di pallone non è che deve trasformarsi in catechista. Per i nostri ragazzini l'allenatore di pallone è un mezzo Dio, mi spiego, cioè non, ai loro occhi vale molto di più della catechista o del catechista, non offendetevi, ma è il dato di fatto, è dato di fatto. Allora, un'alleanza educativa, perché dico questo? Perché se il ragazzo non impara la bellezza, e qui noi abbiamo la grande carta dell'oratorio estivo, per cui nell'oratorio estivo dobbiamo affrontare la loro vita nella concretezza quotidiana, dobbiamo aiutarli a saper affrontare la realtà, perché l'educazione è l'apertura di tutta la mia persona a tutta la realtà. Ecco, quindi non dobbiamo tirarli via dalla realtà e proporre a loro soltanto artifici, eccetera. No, dobbiamo parlare delle cose che loro vivono, non riservandole solo al momento di contatto personale con loro, ma proprio nell'insieme, nel noi. Allora, se il ragazzo gode lentamente della bellezza della comunità e sente che lì la sua libertà è valorizzata, allora non andrà più via dopo la confermazione. Se invece tutto è ridotto soltanto a un'ora che si passa lì quando si è magari già stanchi dopo la scuola, evidentemente la nostra iniziazione diventa una sorta di dopo scuola, e quando uno ha finito gli impegni, li ha finiti, no? Non c'è nessun ragazzo che abbia fatto la terza media che voglia tornare in terza media. Allora va. Ecco, quindi, perché dico questo? Non è che non sto rispondendo di già alla domanda di Francesco, perché nella misura in cui i nostri ragazzi e le nostre ragazze incontrano Gesù nella comunità cristiana, allora andranno avanti, perché faranno quell'esperienza di appartenenza al noi ecclesiale, che è ciò che ti convince di andare avanti per tutta la vita, no? Come è successo a ciascuno di noi se siamo qui. Ecco, quindi allora il primo potenziamento della pastorale giovanile viene da lì, e dopo evidentemente, adesso non possiamo entrare nel dettaglio, dopo bisogna che questa proposta continui adeguandosi alle domande che insorgono man mano che uno cresce e man mano che uno entra sempre più decisamente nell'esistenza. Ma il problema è il coraggio pedagogico di affrontare le loro domande reali e il coraggio di una proposta. Il problema non è quanto i ragazzi siano capaci, o le ragazze o i giovani, di vivere la proposta cristiana. Il problema è che la proposta deve essere chiara in chi la fa. In questo senso non deve scandalizzare il fatto che l'oratorio sia già un luogo di missione, che molti di quelli che lo frequentano non vanno ancora a messa la domenica, oppure non, questo
è naturale, perché è il punto di passaggio tra la Chiesa e la città e la vita. Ecco, il problema è che la proposta che io faccio deve essere la testimonianza, e questo è l'educatore, questo è il genitore, questo è il sacerdote, la testimonianza della bellezza di seguire Gesù per la verità della mia vita, della tua vita. Dopo il ragazzo avrà i suoi momenti di fatica, di difficoltà, però se tu non ti sporgi verso di lui, come l'amore di una mamma o di un papà, come dire, il padre misericordioso aspetta sempre, no? È come quando tu vuoi confessarti, vai in una chiesa e c'è lì un prete che ti aspetta. È molto diverso se devi suonare il campanello. Evidentemente questo ripropone la fatica e la difficoltà che è dovuta anche alla carenza di vocazioni sacerdotali. Perciò, visto che c'è qui un bel gruppo di giovani, cercate di, se avete dentro questa inclinazione nel cuore, tiratela fuori, perché non arriva per caso, non è per caso, è più imponente dello stesso innamoramento. Allora, l'ultima cosa, prima di chiudere, la domanda di Alessio, è: trovo una risposta già in questa bellissima sala. Cioè, è verissimo. Stiamo faticosamente uscendo da secoli di pensiero astratto, anche se questo non deve coincidere con lo smettere di pensare, perché il rischio della nostra civiltà è proprio quello di non pensare, cioè di scopiazzare tutto quello che le televisioni, le radio, i giornali ci buttano dentro. Però stiamo passando in una fase in cui tutte le forme espressive, la musica, l'arte nelle sue varie forme, il viaggiare, diventano come delle occasioni. Penso ai pellegrinaggi che voi fate, ma anche la visita a paesi in cui si può vedere altra cultura, eccetera. Il problema è sempre il criterio con cui io faccio questo. Dico sempre ai ragazzi: mi interessa sapere se vi capita di parlare di Gesù quando andate a mangiare la pizza, non solo quando il prete fa la riunione. Perché se lo fate quando andate a mangiare la pizza, vuol dire che l'incontro con lui è avvenuto, che l'avete dentro, che vi interessa, che capite che quella cosa lì vi riguarda. E tutti, dico a tutti che sarebbe importante, noi quasi tutti noi abbiamo ricevuto il battesimo da bambini sulla fede dei nostri genitori, dei nostri padrini e delle nostre madrine. E allora bisogna fare l'esercizio di risalire al momento in cui il battesimo è diventato un'esperienza viva, è diventato l'incontro personale con Gesù. E questo c'è per ognuno di noi. Fatelo questo esercizio, perché è un modo di portare a galla la memoria di Gesù che ha patito, che è morto, che è risorto per noi, ed è un modo di giocare la nostra libertà con lui e con la comunità in termini liberi, ma anche in termini pieni. Allora, tutti gli strumenti, le radio, le televisioni, la stampa, i bollettini, a me, io ho un sogno che ho detto già tante volte, fin da quando ero vescovo di Grosseto, quindi parliamo di 25 anni fa, mi piacerebbe che tutti i nostri bollettini facessero come fanno i giornali cattolici, settimanali cattolici americani. I vescovi americani hanno creato un team, un gruppo di gente che sa scrivere, e sulle centinaia e centinaia di settimanali stampati di tutte le diocesi c'è una colonnina di 15 righe che compare su tutti. È una cosa, pensate se tutti i nostri bollettini sono
sono certamente intorno al migliaio, avessero tutte le volte che escono una noticina comune su un problema di attualità giudicato nella prospettiva cristiana, per dire. Ecco, ma comunque tutti questi mezzi sono fondamentali. Per esempio, io non so se qualcuno ci sta seguendo con queste due radio parrocchiali adesso, se è troppo tardi, che in genere so che sono per gli ammalati, però quella lì è una bellissima iniziativa. Pensate agli anziani, agli ammalati che non possono uscire, che pure restano collegati con noi, o al fatto che comunque adesso su queste macchine si poteva vedere lì al computer quel che stiamo facendo stasera, no? Son tutti doni che Dio ci dà e noi dobbiamo usarli al meglio senza infatuarci per queste cose, perché alla fine da persona a persona e da esperienza a esperienza che la cosa passa, alla fine è da lì. Però certamente sono diventati un fattore. Pensate soltanto al fatto che a me mi accora sempre che la parola dell'arcivescovo arriva ai suoi preti, arriva a tutti ai suoi fedeli, sempre prima mediata, interpretata dalla stampa. Quasi mai, non dico che lo fanno con cattiva intenzione, però non so, lo faranno per inesperienza, quasi mai io mi ritrovo in quello che mi viene attribuito. E per giunta adesso hanno preso anche la mania di ricostruiscono loro in una frase quel che tu avresti detto, lo mettono tra virgolette come se avresti detto tu, quando tu non l'hai mai detto. Sostenere i nostri mass media, nostri nel senso che sono di tutti, non c'è nulla di Cristo è per tutti, non c'è nulla, non posso impossessarmi di nulla. Che cosa ho io che non mi è stato dato, dice San Paolo. Noi siamo fatti così. Ecco, allora questi strumenti vanno usati con sapienza, perché sono anche molto costosi e bisogna equilibrare il tutto, e non vanno usati in sostituzione del grande dono del noi, cioè della relazione interpersonale, però possono diventare, ma le parrocchie, nelle nostre oggi sono un giro delle esperienze stupende, cioè, ma anche voi qui, sia nella scelta dei film, nei cicli del Cineforum, c'è una bella ripresa del teatro e anche del teatro dialettale. C'è una bella ripresa, ci sono le mostre, c'è la possibilità di organizzare momenti di ascolto di testimonianze significative, la musica, cioè sono tutte forme che situate con equilibrio possono farci comunicare il fascino e la bellezza della nostra esperienza in una maniera densa di attrattiva, in una maniera che fa riflettere magari molto di più di un discorso. Ecco, grazie del vostro ascolto. Pensiamo quanti cristiani in Medio Oriente, in Africa, pensiamo ai nostri fratelli della Nigeria che per andare a messa la domenica debbono decidere che possono rischiare la loro vita. Centinaia e centinaia di chiese fatte saltare, distrutte. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio potente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Siete una bella realtà, forza e coraggio. Buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti! Torniamo di nuovo.
salutiamo.